prima volta un Get Ready With Me, e appunto non l'ho mai fatto prima di ora, e quindi iniziamo alla grande perché vorrei provare con voi alcuni prodotti della Unique. Quindi useremo la matita, questa qua, la eyeliner pencil colore proper, che è un bel marrone, e la Diction 4, che ho fatto anche un tutorial, sicuramente ripropongo quello, e dove ho utilizzato, cioè ho fatto già un make up con questa palette che mi è piaciuto molto, quindi vorrei riproporlo. E ho utilizzato questo blu scuro, questo che è una sorta di petrolio, questo colore qui, poi l'ho sfumato con i due marroni, e sotto l'arcata andrò ad applicare questo, che è un bellissimo illuminante. E poi metterò anche un po' di nero, che prendo invece dalla Addiction 3, eccola qua, ecco qui il nero. E quindi niente, e magari mentre mi trucco vi spiego i prodotti, vi parlo dei prodotti, vediamo insieme la scrivenza, e niente, così li proviamo insieme. Non fate caso ai capelli, che dopo li devo sistemare con la piastra. Andiamo subito. Io già ho ridisegnato le mie sopracciglia, perché come sapete ho il tatuaggio fatto male, quindi devo ogni volta andarlo prima a coprire con il correttore, e poi, anzi adesso mi sto facendo crescere i miei peletti, in modo da andare a creare proprio la forma delle mie sopracciglia. Allora, adesso iniziamo prima con la base per gli occhi, e metto questa della MAC, quella che uso sempre, che è il Prep Prime, appunto, perché, oddio, una ragazza mi ha fatto notare che nei miei video dico, ripeto mille volte appunto, e ha ragione, ci ho fatto caso, l'ho rivisti e scusate. Poi nella vita giuro, quando parlo tranquillamente nella vita di tutti i giorni non lo dico mai, non so perché, ma nei video mi viene da dire appunto, perdonatemi, anzi ne faremo controlleremo quanti appunto dirò in questo video. Comunque lo applico con un pennello da correttore, oggi è sabato, non mi ricordo che sabato è, 18, sì, oggi è sabato 18, e mi preparo perché devo andare a fare un po' di spesa dopo, che stasera viene a cena mia madre. E nel pomeriggio invece andiamo a casa di una mia amica, che è la mamma di una compagna di classe di Nicolas. Andiamo a casa sua, che mio marito sta insegnando al marito a suonare la chitarra. Nicolas gioca con Frankie, appunto, e i fratellini. E io e lei ci facciamo un aperitivo. Ok, quindi, dopo aver applicato il primer, opacizzo e uso la cipria, questa qua della Cinecittà Makeup, la polvere di riso trasparente, e opacizzo soprattutto in questa zona. Ok. Poi prendo la matita, semmai faccio un occhio e taglio senza, perché sennò durerebbe davvero troppo questo video, e cerco magari di mettere soltanto i pezzi un po' più fondamentali, più dove trucco un occhio magari, perché così almeno ci sbrighiamo. Comunque questa è la matita appunto, questa è la proper, che comunque già vi avevo fatto vedere nel video del kit della Unique, e poi ho scoperto anche che non mi sono arrivati nel kit alcuni prodotti, c'è stato un errore penso, infatti mi hanno caricato, perché siccome per chi entra nella Unique avrà una carta di credito,
dove magari chi compra sul nostro negozio online dal nostro link, dopo un'ora massimo abbiamo già il nostro guadagno automatico accreditato appunto su questa carta di credito. Mi hanno ricaricato, già avevo 33 euro su questa carta perché mi sono iscritta tra le prime 899 presentatrici in Italia, quindi avevo già questi 33 euro. Mi hanno aggiunto 12,50 euro appunto perché non mi hanno inviato i campioncini dei fondotinta. Però il mio sponsor, che è una signora squisita, veramente meravigliosa, si chiama Karen, mi ha già detto che se ne occuperà lei e mi spedirà un po' di campioncini per i blush e anche per i fondi, troppo carina. Comunque adesso mi vado a creare la base del mio smoky, perché appunto voglio fare uno smoky. Guardate quanto scrive questa matita. Quindi che faccio? Mi inizio a creare una linea alla rima infracigliana nell'angolo esterno della... Allora, come dicevo, da realizzare questa riga che sarà comunque la base dello smoky, e poi con un pennellino proprio a punta finissima di precisione lo tiro. E diciamo che questa sarà la mia riga guida. Ok, si sfuma davvero bene questa matita. Quindi poi la vado a sfumare nell'angolo esterno. In questo modo creando proprio una V. In questo modo cerco di avvicinare un po' l'inquadratura. In questo modo. E poi la fisso appunto con... Mentre sulla palpebra mobile come base voglio andare ad utilizzare questo della Kiko, che è il Moon Shadow. Il colore è il numero 04, che è in crema. E lo applico soltanto però sulla parte centrale, perché nell'angolo interno vado ad applicare questo, che è il Glamourize e shadow della Divagge, che è questo colore grigio, e lo applico sfumandolo leggermente con il colore della Kiko. Ok, in questo modo. Adesso dobbiamo andare a fissare appunto i prodotti in crema, quindi prendo un pennellino un po' a lingua di gatto, volta che cerco un pennello non lo trovo mai, proprio zero. Allora, l'ho pulito con il Benzelux e aspetto un secondo che evapora. Comunque uso questo, che è di Lily England, che avevo avuto per una collaborazione, si trovano su Amazon, sono davvero molto buoni i pennelli di Lily England. E vado appunto a prendere il Triumph Punch, che è questo bellissimo blu qua. Scavo
Scarico un po' sbattendo il pennello e vado ad applicarlo picchiettando. Papà, non voglio farci da bambiere. Da bambiere adesso è un giorno, ci dobbiamo andare subito di corso. No, quindi voglio, picchietto. Quindi picchietto, guardate quanto è bello intenso il blu, e qui dove avevo appunto applicato il grigio vado ad applicare il cheerful, questo qua, e uso l'altra parte del pennello perché tanto dovrò sfumare i due colori insieme. In questo modo. Poi prendo invece con un pennellino così dalla Addiction 3, vado a prendere Irate, non so come si pronuncia, che è questo nero. Intanto dietro faccio la pasta perché sennò... Intanto dietro mio marito cucina. E lo vado ad applicare proprio all'angolo esterno tra il marrone e il blu. In questo modo. Poi prendo invece il pennellino della Real Technique, che trovo, se lo trovo, eccolo qua. Eccolo, e questo prendo il marrone, il brave no, brave no, brave tra l'altro sanno che il mio inglese fa che chiara. Allora, poi se sono brave meglio per loro. Certo, giusto. E lo applico appunto sopra alla matita marrone e salgo per sfumare nella piega palpebrale con tutti e tre i colori, tutti e tre, quindi il marrone, il nero, il blu, e quel color petrolio sta più all'angolo interno, quindi questi colori sono veramente molto pigmentati, ti pareva? E si sfumano anche benissimo tra loro. Pronto? Pronto? Un call center tanto. Eccolo qui. Dopo andremo comunque a intensificare i colori, intanto io mi trucco l'altro occhio e ci vediamo tra un pochino. Ok, quindi adesso vado a sfumare appunto Brave, con Arrogant, che sarebbe questo marrone un po' più chiaro. Lo uso appunto un po' come colore di transizione per sfumare il marrone scuro di prima e rendere tutto un po' più naturale, la sfumatura più naturale possibile.
Adesso vado un po' a rintensificare tutti i colori, quindi comincio dal blu, dal truppa. Il cheerful, che è appunto quel petrolio. Irat, che sarebbe il nero, soltanto nell'angolo esterno. E sfumo tutto col Brave, appunto, che è il marrone. Poi con Arrogant un'altra volta. E nell'angolo interno dell'occhio invece vado ad applicare Tender, che è appunto lì, appunto, maledetto, la odio sta parola ormai, che è questo colore. Ci credi, eh? Una ragazza mi ha fatto notare che nei miei video dico sempre appunto. Sì. Mi sono riguardato i video ed è vero. Se l'hanno detto, può essere pure che è vero. Intanto mi hai dato una botta, mi hai spostato. Però nella vita di tutti i giorni non la uso mai questa parola, quindi non riesco a capire. Quando devi vedere vari video, ti parte l'appunto. Mi parte l'appunto, c'è poco da fare. Più forte di me, adesso sto cercando di controllare sta cosa, ma ogni tanto mi scappa lo stesso, mi scappa l'appunto. Ok, poi pulisco un po' per rimuovere la polvere che cade. Quindi adesso vado a fare leggermente la rima infracigliare inferiore, perché poi la farò dopo che ho fatto la base, e prendo sempre Brave. Lo applico sopra all'inizio della linea che ho fatto prima con la matita. Continuo. E mi fermo a questa altezza. Comunque sono davvero molto pigmentati questi ombretti, e in più hanno anche degli ingredienti molto buoni, perché sono paragonabili ai prodotti di Bare Mineral, quindi davvero buonissimi. Poi per sfumare il colore, ahimè, purtroppo io per ora ho poche palette della Unique, ma presto, dal 1 marzo, vi ricordo che si può acquistare anche qui in Italia, quindi prenderò anche le altre. Quindi adesso uso un colore più chiaro e uso Caramel di Nabla, un pennello sempre da sfumatura. Vado appunto a rendere ancora più morbida la sfumatura dell'occhio. Non so come ho fatto. E quindi direi che per ora gli occhi stanno bene. Adesso passiamo al viso. Allora, ho finito di pranzare, infatti c'è un po' di pace perché mio marito e mio figlio sono andati dal barbiere, che Nicolas si deve fare i capelli. E adesso
Intanto metto la matita, anche voglio provare a metterla nella rima infragigliare superiore. Ok, scrive perfettamente. Perfetto. Andiamo, scusate gli sbalzi di voce, ma qui a Roma, cioè non so da voi, ma qui c'è un tempo strano, perché siccome ho finito di pranzare mi faccio un gottetto di vino. Alla salute ragazzi, alla nostra, un po' di vino rosso fa sempre bene, senza esagerare ovviamente. Adesso facciamo la base al volo. Io sto usando in questo periodo, aspettando di poter prendere il fondotinta della Yonic, perché vi giuro, quella è una delle cose che voglio di più al mondo, il fondotinta e il correttore anche. Vado ad applicare questo della NYX, che è appunto il Stay Matte But Not Flat, e nella colorazione Soft Sand. Ne metto un pochino sulla mano, guarda, ne basta davvero pochissimo. Poi devo dire ragazzi che nel kit ho trovato questo detergente che aiuta ad eliminare i pori dilatati, l'effetto della pelle lucida. Ve lo giuro, da quando mi è arrivato il kit e lo sto utilizzando, e la mia pelle è davvero molto 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 meno lucida rispetto a prima. Solitamente quando mi truccavo la mattina, il pomeriggio proprio diventavo no unta di più, soprattutto sulla fronte, e da quando sto usando quel detergente della Yonic mi sta cambiando veramente l'aspetto della pelle, è veramente buonissimo. E poi lo uso da circa 5 o 6 giorni, quindi anche poco, ma è davvero un prodotto fantastico. Infatti nel kit avevo anche un detergente, però quello è per pelli secche, ma io avendo la grassa non l'ho neanche utilizzato. Ha un profumo buonissimo e ne basta davvero poco per fare parecchia schiuma, una cosa normale, non troppo, ma per andare a pulire perfettamente la pelle. Ha un profumo buonissimo. Io addirittura l'altro giorno mi sentivo la pelle secca, cioè non è mai successo in vita mia, perché ho davvero la pelle non grassa di più, ci sfiga anche quella, non solo il corpo. Va bene, comunque vabbè, per quanto riguarda invece il grasso, ho ripreso a fare zumba, infatti l'ho fatto ieri sera, lo faccio un giorno sì e un giorno no, anche perché voglio assolutamente dimagrire, non se ne può più, cioè non è che voglio tornare come ero prima, che ero anche troppo magra sinceramente, non so, io forme, ero magrissima, assolutamente no. Però vorrei, il mio problema fondamentale è la pancia, quindi vorrei cercare di eliminare quella, quindi sto facendo sia zumba, e ho ricominciato a fare anche l'elettrostimolazione per quanto riguarda l'addome. In più mi sono arrivate queste pasticche, anzi oggi mi sono dimenticata di prenderla, che sono alla Garcinia Cambogia. Queste qua dentro la confezione ce ne sono 100, che vanno prese prima dei pasti, che aiutano in pratica a bruciare i grassi e sono naturali, e quindi le sto provando, aiutano anche a ridurre la fame, la fame nervosa, la classica fame nervosa. E su Amazon ho letto le recensioni di questo prodotto, ne parlano davvero buonissimo, ne parlano veramente benissimo, e quindi sto iniziando ad utilizzare anche quelle. A parte oggi che l'ho dimenticata, vabbè, ci sta, ci può stare. Comunque vediamo un po', poi vi farò sapere, vedrete anche i risultati, se ci saranno, non spero tanto. Vi farò di tutto per essere costante, sia per quanto riguarda zumba che le pasticche, comunque un'alimentazione un po' più sana. E vediamo un po' di tornare in forma. Poi adesso che ho steso
il fondotinta vado ad applicare il correttore. Voi non potete capire, sto sulla mia penisola della cucina e ho un caos qua. Applico questo qua dell'Essence perché quello della NYX è finito. Poi ho qui la luce della finestra e quindi mi fa vedere male questa parte del trucco, la luce naturale. In più ho lo specchio questo della Babyliss con la luce, che pure questo è un po' falsa, quindi dopo semmai vado a vedere come è venuto l'effetto, se c'è qualche cosa da correggere di là nella mia postazione trucco. Comunque io non so voi, no, ma guardando i video mi sono resa conto che ci sono persone che io non so se lo fanno apposta o se è proprio così, ma quando fanno i video cambiano la loro voce, cioè: ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, cioè. E hanno anche parecchi iscritti, parecchie visualizzazioni. Non so, forse dovrei iniziare anch'io a farlo. Ciao Bella, benvenuta sul mio canale, mi raccomando, spolliciare. No, non so perché. Comunque mi fanno ridere da morire, giuro, quando li guardo, perché fanno queste voci molto televisive, no? Bah. Ormai se ne vedono di tutti i colori, non solo sul tubo, anche per strada. Io ormai non mi stupisco più di nulla. Ok, ecco qua. Infatti, se ci avete fatto caso nei miei tutorial, cerco sempre di non mettere il correttore nella fronte, appunto perché ho questo problema della pelle molto molto lucida, quindi cerco di evitare per quello. Adesso, oddio, intanto ho acceso il mondo perché ho un soprammobile con questo mondo che, avendo un magnete sopra e il magnete alla base del polo nord, e fluttua e gira, ma ogni volta come lo tocchi poi si attacca la calamita al magnete, quindi vabbè. Comunque adesso vado ad applicare un po' di questa matita della Cinecittà Makeup color carne per ingrandire il mio occhio, perché io ho gli occhi molto piccini. Anche di qua. Ripasso un po' il marrone che avevo messo prima. Giuro, sta finestra, però vado a abbassare un attimo la seramba perché aiuto, non ci arrivo. Meno male che è telecomandata, ecco, già va meglio così. Anche perché con la matita color carne avevo sporcato un po' la base delle ciglia, quindi così gli ho dato un po' più di colore. Adesso, sì, in mezzo a questo caos, eccolo qua, prendo il correttore, questo della NYX chiaro, con un pennello fatto piatto, così, che io uso sia per correggere le sopracciglia che per andare a ripulire questa zona e renderla più netta. Quindi prendo un po' di colore e in questo modo poi sfumo il correttore. Vedete come viene più
pulito, più delineato, insomma, perché comunque quando lo andiamo a sfumare è normale che un po' andiamo oltre la riga che ci eravamo fatti all'inizio. Vado un po' a pulire anche dove il trucco mi ha un po' sporcato, questa zona, perché deve essere sempre luminosa, soprattutto per chi come me va verso i 40 e quindi l'età c'è, la zona intorno agli occhi, per avere anche uno sguardo un po' più giovane, deve essere sempre bella luminosa. Ok, quindi adesso, fatto questo, mi applico l'eyeliner, un po' di eyeliner almeno nella rima infracigliare superiore, quindi applico questo della Kiko che è in crema. Intanto trovo prima il pennello. Ok, ho fatto anche l'altro giorno la tinta e fortunatamente ho trovato un bellissimo colore, e penso che la prossima volta che lo faccio userò perlomeno per quanto riguarda la radice, perché siccome comunque la mia base è un castano scuro, e userò 40 almeno sulla base, così almeno, perché questo è un biondo bianco, e quindi per farlo venire più chiaro, più bianco, perché sulle punte ormai è chiarissimo, mentre sulla radice mi toccherà usare almeno un'acqua ossigenata a 40, almeno per le radici, appunto. Però è davvero un colore bellissimo, mi piace tantissimo. Ho trovato questo negozio di forniture per parrucchiere che ha delle tinte bellissime, con tanti colori. Non è proprio vicinissimo casa, però. Può fare, quindi con un pennellino proprio a punta finissima mi vado a tracciare la riga di eyeliner. Vediamo se non viene troppo lungo, però già mi pare che manca un po'. Volevo fare pure i capelli, o semmai vi faccio un tutorial a parte dove vi faccio vedere come faccio io una sorta di punti all'insù, che poi è semplicissimo, però come c'è chi me l'ha chiesto. Ok, leggermente qui, in questo modo, giusto per andare a definire ancora di più l'occhio. Faccio anche l'altro. Ok, adesso andiamo ad applicare prima il mascara. Ovviamente utilizzo questo 3D della Unique. Intanto mi pulisco un attimo, che mentre passavo l'eyeliner mi sono impiastricciata tutto con quel po' di fondotinta che mi era rimasto sulla mano. Non vi dico quello che ho fatto, io sempre così sono una pasticciona quando mi trucco, quando cucino, insomma faccio sempre pasticci. Quindi prendo appunto il mascara, che ho fatto il video, siccome il guaio è che ancora non ci sono le schede tecniche dei prodotti in italiano, non l'avevo passato benissimo, quindi adesso vi rispiego un attimo come va passato, appunto. Ah, appunto, l'ho ridetto, vabbè,
perdonatemi. Prometto che proverò a migliorare su questo, quindi vabbè. Applichiamo prima la parte, il mascara normale. Questo mascara sta avendo un successone, voi non potete vedere le persone che lo vogliono acquistare, infatti stanno aspettando appunto il primo marzo per poterlo prendere. E vi ricordo come sempre che poi sotto nell'info box vi lascerò il link sempre di riferimento, sia per quanto riguarda il gruppo della, il mio gruppo Miki Unique Italia, perché poi alcune persone le ho aggiunte ma non tutte, perché magari so che c'è chi dà fastidio e quindi non mi sono permessa, però se volete sotto trovate il link per aggiungervi, e lascio anche il link per acquistare direttamente dal mio shop online. Allora, poi prendiamo le fibre e andiamo a fissare un po' sul pennellino per evitare che magari ci cascano nell'occhio, e poi le passiamo le fisso con l'altro mascara e poi iniziamo l'altro occhio e poi facciamo il secondo passaggio. Comunque sono davvero ottimi, sono davvero ottimi i prodotti della Unique, ragazze. Io adesso non perché li vendo, perché io comunque, anche se mi dovesse andare male tra virgolette la vendita, il reclutamento delle persone, non importa, continuerai a farlo perché amo profondamente i loro prodotti. Sono davvero ottimi, qualsiasi cosa ho provato me ne sono innamorata. Anzi, da voi metto anche la tinta per le labbra. Ok, prendiamo le fibre, facciamo la stessa cosa, le fissiamo un po' sullo scovolino e poi le applichiamo sulle nostre ciglia. Adesso c'è anche una mia amica che le vuole ordinare perché lei mi ha detto che le aveva viste della Crystal Nails, mi sembra, se non sbaglio, ma costavano tipo 60 euro le fibre, anche quelle di Paola P, se non sbaglio, costano più di 40 euro. Quindi mi ha detto, dice, no, io siccome le cerco volevo fare l'extension alle ciglia, però ho visto alcune ragazze che l'hanno fatto e non mi piaceva l'effetto, preferisco questa che è una cosa un po' più tranquilla. Quindi adesso lo vuole ordinare anche lei. Intanto qui lo passo la seconda volta. Davvero bello. Mi piace tantissimo. Ti cambia proprio l'occhio. Non c'è niente da fare. E le fisso. Adesso, siccome è passato un po' di tempo, quindi riapplico prima un po' di questo e poi riapplico le fibre. Ok, perfetto. Direi che può andare.
Poi la rima di fraciliare inferiori le metteremo dopo, perché devo sfumare ancora il colore marrone. Quindi appoggiamo un attimo il mascara qui. Prendo la polvere di riso della Cinecittà Makeup, le metto un po' nel coperchio e la vado ad applicare. Intanto ho graffiato la palette, vabbè. La vado ad applicare per fissare il makeup. Questa cipria qui l'ho presa alla Fiera di Roma, e stava in offerta e a 9 euro l'ho pagata, è davvero un prezzo buonissimo, perché poi questi della Cinecittà Makeup sono davvero molto grandi come ciprie, quindi dura parecchio. Anche sulla fronte. Ok. Poi applico sulle sopracciglia questo qua della Catrice, che in pratica è il Layer Brow Filler. E me ne avevo parlato nei prodotti preferiti del 2016, vi avevo detto non sapevo se c'erano i colori. No, i colori non ci sono. Intanto pulisco pure il piercing, perché ogni volta mi diventa opaco. I colori non ci sono, perché questo appunto è un mascara in gel che si adatta a tutti i colori di sopracciglia, quindi va a riempire i buchetti e si adatta a qualsiasi colore. Quindi non so se lo fanno ancora, perché io l'avevo preso, se non sbaglio, l'anno scorso a Lupi. Ma è davvero buono, mi piace davvero tanto. Se qualcuno l'ha provato e sa dove, se lo fanno ancora, se si trova ancora, magari me lo fa sapere, mi fa un favore. Ok, perfetto. Poi andiamo appunto a sfumare la rima infraciliare inferiore con Arrogant, sempre prendo un pennellino piccolino da sfumatura, però piccolo, un po' di colore, lo sbatto bene, sennò dopo mi ricade tutto il prodotto. E sfumo. Ok. Periodo stiamo guardando una nuova serie, non mi ricordo come si intitola, perché abbiamo iniziato davvero poco, carinissima. Io poi mi sono appassionata proprio alle serie americane, con mio marito non facciamo altro su Netflix che guardarne una, come finisce ne troviamo subito un'altra, fortunatamente. Comunque adesso applico il mascara nella rima infraciliare inferiore. Là mi sono un po' sporcata, ma dopo che si secca lo vado a pulire. Faccio pure vedere come faccio io. Ok, quindi messo. Adesso metto prima di tutto l'illuminante sotto l'arcata sopraccigliare e uso appunto Tender, che è questo bellissimo illuminante della palette Addiction Number 4. E vado sempre a sfumarlo con gli altri colori. Dopo mi aiuterò sempre con Caramel, che era appunto il colore che ho usato per ultimo. Vedete quanto è bello?
riapplico pure un po' nell'angolo interno. Poi, come dicevo, col pennello e caramel vado a sfumare l'illuminante col resto dei colori, perché deve essere tutto in armonia, sempre ben sfumato tutto tra loro, sennò quando si vedono le chiazze troppo nette non mi piace, perlomeno a me, in questo modo. Ok, poi adesso passiamo al contouring, appunto. Oh, l'ho ridetto, odio. Tanto chiudo le palette, che qui ho veramente un caos. Cerco di sistemare un attimo i pennelli. Che casotto. Ok, quanto manca? Va bene, ce la faccio. Quindi prendo, aspettando sempre la palette della Unique, perché ci saranno anche le palette per il contouring della Unique, non vedo l'ora di provare. Uso questa, inizio per fare appunto la scultura qui del mio zigomo con questo colore che è un po' più scuro. Andrebbe fatto con questo, ma per me è troppo scuro, mi viene una macchia nera e non mi piace per niente, quindi uso questo che è un po' più chiaro. Quindi prendo un po' di prodotto, proprio qui dove c'è l'osso della mandibola va applicato. E poi sfumato un po', appunto per evitare che diventi una macchia. Poi si va sfumato anche un po' sulla tempia e qui per scolpire il viso e renderlo un po' più ovale. Poi tra un po' torneranno sicuramente al barbiere, mi devo sbrigare. Mi devo fare ancora i capelli, perché li ho lavati ieri dopo Zumba, non l'ho fatto la messa in piega, perché tanto avendo questa lunghezza corta, e quando mi sveglio la mattina ce l'ho da pazza, quindi ce l'ho al dritti, anzi fortunatamente adesso un po' di meno rispetto a prima. Mio marito si è ammazzato di risate la mattina quando mi svegliavo, sembrava che mi erano scoppiate i micetti in testa quando erano più corti. Qua c'avevo proprio la cresta di gallo, no? Orribile. Adesso fortunatamente che sono leggermente cresciuti, qui che cos'è? Peluchetto. Poi uso questa qua della MAC perché mi piace molto, ha un colore molto molto caldo. Tanto sentite vari rumoncini perché noi abbiamo tutto casa al mercato, a quest'ora lo stanno pulendo da cassette e cose varie, quindi c'è di tutto e di più. Prendo un po' e vado a scolpire ancora di più lo zigomo e a scaldare il viso comunque. Per rendere tutto più soft e mischiare i colori tra di loro uso questo, è una sorta di transizione anche del contouring, e uso questo qua, tortola, questo color tortola. Non fate caso alle mani, anzi stasera se ci riesco, domani al massimo voglio fare la ricostruzione, perché qui nei primi di febbraio c'è stata la fiera di Roma, ho acquistato dei gel molto carini
Poi mio marito per San Valentino mi ha fatto una fresa professionale, mi ha fatto l'aspiratore, così almeno sto in tranquillità, se no ogni volta mi dava fastidio fare le unghie a casa per la polvere. E quindi magari quando le smontavo le mettevo fuori la finestra perché mi dava proprio fastidio la polvere. Invece adesso con l'aspiratore sto più tranquilla e quindi voglio, però ancora devo utilizzarla perché le avevo smontate e non l'ho più fatte. Poi applico il mio solito illuminante, quello della MAC, che è il mio preferito. Penso che cambierà la cosa quando inizierò a provare anche quello della Unique, perché sono troppo contenta di aver iniziato questa avventura con la Unique, per primo per i prodotti, perché così comunque avrò sempre i loro prodotti, perché da quanto so loro fanno anche il regalo al compleanno alle loro presentatrici, quando hai un bonus ti mandano dei prodotti, appunto tipo a me, e adesso mi ritrovo già con 44 euro da poter spendere in prodotti e ancora non ho neanche venduto, quindi ottimo. E quindi ti danno tanti incentivi appunto per provare i prodotti, perché ovviamente se non li provi come fai a vendere un prodotto se non lo ami? Non è possibile. Adesso metto il blush, il solito è questo qua della Wycon. Ok, sfumo un po' e schiarisco un pochino. Perfetto, adesso vado a prendere la matita e la tinta per le labbra, così la applichiamo e vediamo quanto è bella insieme. Ok, quindi applico prima un po' di esfoliante, sempre questo della Unique, per le labbra perché ce le ho un po' secche. A parte che il massaggio che fa le labbra, lo passo un po' e va a togliere tutte le pellicine dalle labbra, e fa anche una sorta di massaggio per il microcircolo appunto delle labbra stesse, per il flusso sanguigno, e quindi fa benissimo. Fa di zucchero. Poi elimino i residui. Vado a fare il contorno con una matita. Sì, oh, amore. Io oltre che a fare il lumetto ho fatto il bimbo piccolo. Hai fatto il bimbo piccolo? I capricciotti? Io ho rotto il coglione. Siamo lì. Però è che mi sono bravo. Ti ha messo papo. Eh?
è molto paziente. Ci ha messo poco anche se gli dicevo quelle cose. E poi ha comprato lo stesso pupazzetto di Marvel. Ce l'ha. È ridicola. È un doppione. No, però non ce l'abbiamo, Nico. No, ce l'abbiamo già. Vabbè, ma mi ha detto un doppione. Me pare no. E poi applico appunto la tinta splash della Unique. Hai detto appunto, ridillo. Oddio. Poi applico senza appunto. Applico la tinta della Unique nel colore Sentimental che ho trovato appunto. Oh, lo stavo per dire! Non può vedere, sì, sì, non so la faccio, non so perché. Aiuta! E lo vado ad applicare sulle labbra. Il colore è bellissimo, veramente. Veramente bellissima. Poi ha l'applicatore che ha la punta leggermente assottigliata che consente di andare a applicarlo perfettamente nei punti giusti, tipo sulle punte delle labbra all'altezza dell'arco di Cupido e anche agli angoli esterni delle labbra, quindi è veramente un ottimo prodotto. Poi si può giocare anche tra i vari colori e fare diversi giochi di sfumatura, infatti non vedo l'ora di averne altre. Per ora ho soltanto questa e quella rosso. E quella rossa e no, cioè boh, magari posso anche provare a fare qualche sfumatura, vediamo. Comunque quando si asciuga il colore è ancora più bello, mi piace troppo, bella. Ok, adesso sistemo i capelli e poi ci vediamo dopo con il trucco finale. Ecco qua, il make up è finito, ho sistemato anche un po' i capelli e questo appunto è lo stile che faccio ultimamente, sono cresciuti un po' e che tante persone mi hanno chiesto di far vedere come lo faccio, ma è davvero semplicissimo. Comunque semmai farò un video a parte. Comunque anche la tinta alle labbra si è seccata, si è asciugata, ho bevuto la Coca-Cola, quindi eccola qua, perfetta, bellissima. Questo è il make up per gli occhi appunto, che abbiamo visto, abbiamo realizzato insieme e con le palettine della appunto Unique. Oddio, perdonatemi, non so perché, giuro, non dico mai appunto, ma qua nei video li numererò, comunque così ci facciamo due risate. Con le palettine della Unique, il mascara 3D e la tinta splash bellissima, vi ricordo nel colore Sentimental, e vi ricordo che dal 1 marzo saranno acquistabili anche qua in Italia. Sotto nel link, nell'info box lascerò tutti i link per il mio gruppo, per la pagina YouTube, per il mio gruppo, per la pagina Facebook e anche per acquistare i prodotti appunto dal mio shop, anche per chi volesse entrare in Unique ve lo consiglio, perché a parte che potrete avere tanti trucchi di altissima qualità e questo già è un vantaggio, con lo sconto, con il 20% in più, se riuscirete anche a venderli, io vi assicuro di sì, perché a me sono già tantissime le persone che li vogliono acquistare, potrete comunque guadagnarci sopra e perché no, scusa. Con il make up è sempre perfetto per me lavorare con il make up, avere i trucchi, acquistare i trucchi, aiutare le donne a sentirsi più belle e consigliandogli appunto i trucchi perfetti. E poi ho usato anche appunto anche la matita, questa marrone che è favolosa. Intanto di là stanno facendo, grazie per la catena. Che palle con loro.
E prima della tinta ho applicato anche l'esfoliante per le labbra, che anche questo è davvero ottimo perché va a fare anche una sorta, vabbè, va a rimuovere le pellicine morte e tutto ciò che si deposita sulle labbra anche mentre ci trucchiamo, i depositi di trucco, e fa in modo anche che le tinte, che il prodotto rossetto, quello che andiamo a applicare, duri di più, e quindi è davvero un prodotto ottimo, veramente, anche questo unique. Quindi questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato con voi oggi per questo primo Get Ready With Me. Spero di cuore che vi sia stato di compagnia, che vi sia piaciuto, e sicuramente magari ne faremo altri insieme, aspettando di prendere altri prodotti della Unique come il fondotinta, il correttore e tutto il resto. Intanto vi mando un bacione grande a tutte, grazie per la visualizzazione, e mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto e condividete il video sui vostri social, e vi ricordo che sotto nell'info box troverete tutti i link di riferimento per seguirmi nei miei vari social, Instagram e Twitter eccetera eccetera, e ci sono anche i link per la Unique. Un bacio e al prossimo video, ciao.